Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente è arrivato il gran giorno nel quale vi comunicherò chi ha vinto il mio contest nelle due categorie principianti ed esperte. Io sono emozionatissima per voi perché veramente è come se stessi vincendo io non vinco mai nulla, quindi. E innanzitutto vi volevo ringraziare a tutti. E avete partecipato addirittura in 26. Io non me lo sarei mai aspettato. E quindi vi ringrazio singolarmente uno ad uno, perché tutti quanti, nel chi magari con più esperienza e chi con meno, mi avete fatto vedere, mi avete fatto conoscere chi siete. Infatti ho conosciuto anche altre creative che non conoscevo e mi sono anche iscritte ai loro canali e le seguirò. E quindi vi ringrazio innanzitutto dell'affetto sempre che mi dimostrate. È stato veramente molto difficile scegliere i vincitori. Infatti penso che la prossima volta farò un giveaway, così non mi prendo responsabilità di chi vince e di chi non vince, perché purtroppo io sono dalla parte di chi non vince, visto che io non vinco mai, e quindi capisco perfettamente che magari può essere una cosa, insomma, bruttina non vincere. Però insomma, l'importante è partecipare e farsi conoscere. Quindi ricapitoliamo un po' chi ha partecipato molto velocemente, e lo dico in ordine di come hanno caricato il video, e quindi poi vi dirò se appunto partecipano tra i principianti o tra gli esperti. Quindi, le creazioni d'arte giornale di Annalisa, principiante, Luna Argentata 9112, esperta, The Magic Creation, principiante, Juva DIY, esperta, Nina's Channel, esperta, Angie Kawaii, principiante, Leila Invernizzi, La dolcezza vien guardando, non c'entrava, esperti, Sonia Creation, principianti, Silvia Pierini, principianti, Il mondo della creatività, principianti, Giorgio Creation, principianti, Sissi Creation, esperti, Lady Bijou, esperti, Ginevra Jules, principiante, Kawan Wonder, scusate la pronuncia, esperta, Barnabille, esperta, Sophie Cute, principiante, Creare Insieme, esperto, World of Chiara, esperta, Smartina, esperta, e La Bottega del Fimo, principiante, Isabel Greco, principiante, Black Ser, non so come si pronuncia, perdonami, no, Bluxer, vabbè, insomma, principiante, Polvere di Fimo Fantasia, principiante, Aurora Creation, principiante, Lele and You, principiante. Lele and You, principiante. Allora, prima di dirvi chi è il vincitore della categoria esperti e della categoria principianti, volevo appunto farvi dirvi chi secondo me sono le persone che meritano di più tra le due categorie, e ne ho scelto, diciamo, alcuni in particolare per insomma che meritano, hanno catturato la mia attenzione e meritano appunto di essere citati. E in particolare, adesso le dirò così a caso, mi ha molto colpito Smartina. E adesso partiranno tutti i video, che mi ha detto che preferisce essere, secondo lei era principiante, ma secondo me è esperta, anche perché lavora il film da un anno, quindi un po' di esperienza ce l'ha. E mi ha colpito in particolar modo, adesso abbassiamo, ok, e mi ha colpito in particolar modo questo. E quando ho visto questo ho detto no, lei deve andare agli esperti, perché appunto secondo me è più esperta. Poi un'altra ragazza che mi ha colpito tra gli esperti è stata Leila Invernizzi, Leila Invernizzi, è un nome lunghissimo, scusami tesoro, Leila Invernizzi, adesso ti trovo, e con La dolcezza vien guardando, e io te l'ho già detto tesoro, tra praticamente quello che mi ha colpito di più di te sono state le bamboline, le dolline che tu hai realizzato. E io vi consiglio vivamente di andare a guardare il suo canale. Quindi lei veramente con questo dolino, non sapevo le creassi, veramente sei stata stupenda. Un'altra ragazza che mi ha colpito e che io vabbè seguo già e quindi già la conoscevo e le ho anche detto che è migliorata tantissimo, è lei, Luna Argentata 9112 o 9112 come più preferite. Mi piacciono tantissimo, sia mi ha colpito il lavandino con sopra le verdure, e mi ha colpito anche tantissimo la farfalla, che era stupenda e che quindi appunto mi ha, guardate, insomma è bravissima anche lei, mi raccomando andate a guardare il suo canale. Poi mi ha colpito, ecco, Sissi Creation, penso che non abbia bisogno di presentazioni, Silvia, ha fatto tutte queste dolline che sono meravigliose, e appunto anche lei merita di essere citata tra le esperte.
E poi un'altra che mi ha colpito è una ragazza che non conoscevo assolutamente e si chiama Kawan Wonder, scusami se non pronuncerò bene il tuo nome. Kawan Wonder praticamente fa delle dolline anche lei stupende, sono meravigliose, guardate, sono veramente bellissime. E quindi anche lei mi ha colpito per quanto riguarda insomma la categoria delle esperte. Invece per quanto riguarda la categoria delle principianti, i video che mi hanno colpito di più sono Annalisa, del canale delle creazioni artigianali di Annalisa, lei lo sa che la seguo, e fa delle creazioni veramente stupende con vari materiali, quindi ancora una volta mi ha colpito, il disegno è stato stupendo. E poi un'altra che mi ha colpito anche è stata una ragazza che ha partecipato praticamente stanotte, Lei Yu, e mi ha detto che lavora il timo tipo da 3 mesi e per anche con l'accaldo e altri materiali, visto che lavora da soli 3 mesi, ha una buona manualità, quindi se continua un po' a lavorare sulla manualità vedrai solo che farai delle belle creazioni ancora di più. E chi mi ha colpito anche è stato Polvere di Fimo Fantasia, anche lei lavora da pochissimo il fimo, mi sa che ha aperto da poco anche il canale e fa veramente delle belle creazioni. Un'altra ragazza che mi ha colpito è lei, Black Ser, sempre non so come si dice, come si pronuncia il nome, e fa veramente delle belle creazioni, me ne mostrerà tra l'altro tantissime, e anche lei lavora il fimo solamente da novembre, che comunque mi dice nel video che siccome ha avuto l'esame di maturità non è riuscita a lavorarlo per molto tempo, quindi per i pochi mesi che la lavora ha una buona, un'ottima manualità. Detto questo, prima di dirvi, so che vi sto tenendo sulle spine, un'altra menzione speciale che voglio citare è appunto chi lavora la resina, scusate le campane, e anzi prima ancora della resina, già che sto qui, è Giuva DIY. Lei come diciamo categoria a parte posso dire, perché è l'unica che lavora questo materiale, è bravissima, cioè no, io veramente rimango esterrefatta per le creazioni che realizza lei, perché lavora la form, se non mi sbaglio si chiama gomma crepla, non lo so, insomma non vorrei sbagliare, però è veramente 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 bravissima e ingegnosa. Passate dal suo canale, perché c'è, cioè, questo block notice con Totoro veramente è stupendo, con l'ombrellino, con la penna, meraviglioso. Invece per quanto riguarda la resina, vorrei citare che mi sono particolarmente piaciuti Barnabil, che adesso non la trovo, Barnabil, che fa delle creazioni stupende, comunque poi vi lascio il nome qui, e Creare Insieme, che è un ragazzo e veramente guardate fa delle creazioni stupende sempre con la resina e anche col fimo, però mi ha colpito in particolar modo i lavori che fa con la resina. Poi sempre con la resina Nina's Channel, eccola Nina's Channel, anche lei fa dei lavori con la resina stupendi. E in ultimo, sempre che mi è piaciuto, è con la resina The Magic Creation, che sta qui, che lavora sempre la resina e anche lei veramente è stata bravissima e mi piacciono e mi hanno colpito, insomma tutti quanti. Comunque ragazzi, alla fine come vedete più o meno vi ho elencato tutti, quelli che non ho elencato siete stati comunque bravissimi, però appunto ecco, ho voluto fare una specie di classifica con quelli che mi avevano colpito di più. Quindi veniamo all'annuncio finalmente, dopo tanto che ho parlato, di chi sono le vincitrici. Quindi il vincitore per la categoria degli esperti, rullo di tamburi, Sissy Creation. Silvia, hai vinto tu. Mi raccomando, non mi iniziate a dire no perché lei è brava, ho appunto diviso il contest in due parti in modo da dare la possibilità a tutti di avere le giuste possibilità. E quindi niente, Silvia, hai vinto tu, perché comunque è indiscussa la tua bravura, ma devo dire che hai vinto per un pelino, perché mi piacevano anche, come vi ho detto prima, le altre esperte che ho citato, veramente sono difficilissimo scegliere. Per quanto riguarda invece la categoria delle principianti, vince la ragazza che ha il nome del canale che non riesco a pronunciare, e cioè Bluxer. Perdonami se non so pronunciare il tuo nome, comunque vi lascio qui, vi apparirà qui e le vincitrici vi appariranno qui.
Hai vinto tu, tesoro, sei bravissima. Quando tu hai detto che hai iniziato a lavorare il film da novembre, che comunque non hai lavorato parecchio perché hai avuto la maturità, sono rimasta veramente scioccata dalla tua bravura e la tua manualità appunto che hai con il film. Anche tu hai vinto per un soffio, perché anche le altre ragazze che ho citato mi hanno mandato un pochino, insomma, in dubbio, però poi dovevo scegliere qualcuno e secondo il mio gusto personale hai vinto tu. Quindi ripeto, CC Creation per le esperte e Bluxer per le principianti. Tutti quanti gli altri non vi preoccupate, che a breve, quando arriverò ai 1000 iscritti, penso, quindi mi raccomando, condividete il video con i vostri amici, farò un giveaway, così tutti quanti, non si scontenta nessuno, perché non sarò io a decidere. Quindi mi raccomando, contattatemi subito, vincitrici, così ci mettiamo d'accordo per i premi. Per quanto riguarda i premi, adesso i premi che vi ho fatto vedere nel video di presentazione del contest, li dividerò un po' e ne aggiungerò altri in modo da ottenere due premi, e non ve li faccio vedere perché sennò il video sarebbe lunghissimo, però sono sia materiale creativo che qualche mia creazione la inserirò. Quindi niente, io spero di aver accontentato più o meno tutti, spero che non ci rimaniate male, è un concorso, quindi c'è chi vince e c'è chi perde. Mi raccomando, continuatemi a seguire, almeno se vi piaccio un po', che non sia motivo questo, insomma, per annullare l'iscrizione. Quindi niente, rimanete sul mio canale per i prossimi poi concorsi. Io vi mando un grosso bacione, vi saluto ancora una volta e vi ringrazio per aver partecipato così in tanti al mio contest, e noi ci vediamo sabato con un altro video. Ciao.